E se ti dicessi che puoi realizzare la full face più bella di questo mondo utilizzando soltanto prodotti low cost? Non ci credi? E allora devi assolutamente guardare questo video. Buongiorno amiche e bentornate sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Francesca e su questi meravigliosi schermi parliamo di makeup, lifestyle, skincare e soprattutto ti do un sacco di consigli. Quindi se non sei ancora iscritto al mio canale, ovviamente fammi immediatamente seguire perché sto pubblicando due video a settimana, uno al lunedì e uno al venerdì. E per non perderti assolutamente niente, attiva ovviamente la campanellina. Oggi siamo qui perché uno dei video più richiesti in assoluto è sicuramente una bella full face utilizzando soltanto prodotti low cost. Quella full face che vedi ovunque, che è perfetta. E sì, la puoi assolutamente realizzare con prodotti low cost senza spendere 40 euro soltanto per una cipria. Ma ovviamente ci sono io che ti spiegherò tutto quanto e quali sono i prodotti su cui investire quei pochi soldi, quei prodotti low cost che valgono veramente la pena e che non sono soltanto una grandissima cavolata di marketing. Unica cosa, ci tengo a chiedervi scusa per questa luce. È veramente una giornata terribile, durerà questa luce per tutta la settimana, sarà veramente una settimana di pioggia incredibile. Quindi questo è quello con cui dobbiamo lavorare oggi e vi chiedo ovviamente scusa. E soprattutto vi chiedo scusa se nel sottofondo magari sentite un po' la pioggia. Ma adesso ovviamente non perdiamoci in chiacchiere e procediamo subito con questo video sul makeup super low cost, super bello, super fantastico. Ovviamente qua nelle schede vi lascio l'ultimo mio video makeup tutorial, perfetto per il back to school. Oggi però andiamo più nello specifico con prodotti estremamente low cost. Ovviamente sono già andata a preparare tutta la mia pelle utilizzando tutti quanti i miei prodotti skincare e ora ovviamente il cerchiettino, questo qua stupendo, tra l'altro l'ho comprato su Shein, anche lui estremamente low cost. Ovviamente qui sotto sulla mia scrivania ho fatto una bella selezione di tutti i prodotti low cost che secondo me valgono assolutamente la pena. Abbiamo veramente una vastissima scelta, ma ovviamente dobbiamo partire dal primer e ve ne ho selezionati tre. Questi due hanno la stessa identica funzione, lui è ovviamente il famosissimo Power Grip di e.l.f., quel primer che fa quel l'effetto extra sticky che va proprio ad incollare al vostro viso il make up. E sempre con la stessa funzione abbiamo anche lui che è il Good Grip di She Glam. Se non erro questo qua costa ancora di meno rispetto al Power Grip di e.l.f., però oggi non utilizzerò questi due, li lascerò qua, mentre amo alla follia lui. Questo qui è il The Marshmallow Primer di NYX. Sappiamo tutti che NYX è un buonissimo brand low cost che io vi giuro che mi fa impazzire. Infatti in questo video ci saranno svariati prodotti di NYX perché secondo me è uno tra i migliori in assoluto. Parliamo ovviamente dal primer. Questo qui ha una texture veramente simile a quella di un marshmallow sciolto, infatti per questo si chiama in questo modo. È di base un primer idratante, però la sua caratteristica è che lascia la pelle estremamente vellutata, setosa e morbida, che è una cosa che a me veramente fa impazzire. Qui secondo me è assolutamente top. Io il fondotinta proprio lo skip, tutta quella parte di base fondotinta skin tint e tutte queste cose qua io non le utilizzo. Però a questo punto direi di passare al correttore. Ne ho selezionati due che mi fanno veramente sognare, sono loro due. Abbiamo nello specifico l'Accord Parfait di L'Oréal Paris, un correttore in siero illuminante veramente fantastico. Ovviamente in bio vi lascio un video in cui ve ne parlo benissimo di questo correttore. E un altro dei miei correttori preferiti versione low cost è assolutamente il cancelletta di Maybelline, che voglio utilizzare in questo video semplicemente perché non lo utilizzo da un pochettino di tempo. Lo vado ad applicare proprio sul contorno occhi. L'applicatore mi piace, l'unica cosa che ovviamente un po' la discussione che c'è stata sotto questo prodotto è che trattiene un pochettino di germi questo applicatore qua. Però raga, è comunque un buonissimo prodotto e io lo vado a stendere con questo pennello che tra l'altro è low cost, ve lo lascio ovviamente linkato qua sotto il set. Notate quanto ha illuminato per bene tutta questa parte, coprendo comunque per bene le mie occhiaie. Nonostante tanti chili e chili di correttore, le mie occhiaie rimangono anche visibili. Proviamo a fare giusto un'altra passatina di correttore per neutralizzarle ancora un pochettino di più. Con una passata in più abbiamo tolto tutto quanto il problema. È famosissimo questo correttore per la sua efficacia, per la sua composizione veramente magnifica. Andiamo a fare giusto un velo di contour. Il prodotto in questione è ovviamente il Contouring Stick di Sephora Collection. Io utilizzo la colorazione 01 Fair to Light, che è la più chiara in assoluto. Lo vado a posizionare giusto sotto
tutto lo zigomo per andare a scolpire per bene il tutto, e lo vado a posizionare anche sui laterali del naso per andare a farlo un pochettino più pizzino. Vado a sfumare il tutto con il pennello, questo qua tra l'altro è un pennello di Shiglam. Vi lascio linkato anche questo set qua di pennelli di Shiglam perché sono veramente fantastici. Cioè guardate questo contour come è andato a scolpire per bene il tutto e si è sfumato in tempo record, raga. Ovviamente vado con lo stesso pennello a sfumare anche tutta quanta la zona del naso in questo modo, molto grossolano, senza essere troppo precisi, perché tanto stiamo facendo delle ombre e le ombre ovviamente non sono precise proprio per niente. Questo qua è il risultato del contour che mi ha dato un pochettino di vita, nonostante comunque sia una tonalità bella fredda. Ora passiamo ovviamente al blush e ho selezionato questi blushini qui. Questi qui sono i nuovissimi blush in crema liquidi di Revlon che proverò per la prima volta in questo video, e penso che andrò a mixare queste due colorazioni per crearne una unica proprio in stile Berry Makeup. Non so se l'avete mai visto, vi lascio comunque qua delle immagini di riferimento. Voglio proprio creare questo trend che secondo me è perfetto per l'autunno utilizzando queste due colorazioni. Le colorazioni nello specifico sono la 120, questa qua più rossastra, e la 140. Andiamole subito a provare. Vado giusto a fare due puntini perché non so ovviamente la pigmentazione del prodotto. Già l'applicatore fatto in questo modo mi piace tantissimo, ti permette di prelevare poco prodotto per volta senza fare troppi casini. Andiamo subito a sfumare il tutto. Che signora pigmentazione, raga. Lo vado ovviamente a sfumare anche da questo lato. Di qua ne ho messo forse un po' troppo, lo vado a ridistribuire. Pigmentati sono, raga. Ok, ho sistemato completamente la situazione. L'ho fatto off camera perché era un po' lunghina la cosa. Ho semplicemente utilizzato un pochettino di correttore che ho steso in questa parte. Ho utilizzato sempre il cancelletà e sono andata a metterlo anche in questa zona perché era andato un po' troppo oltre. E comunque questo è l'effetto del blush sfumato ovviamente bene. Ora però vado ad aggiungere una puntina di questo qua, spero di non fare il casino che ho fatto prima. Proprio una roba stralieve qui. Dategli un occhio a questi prodotti perché sono veramente pazzeschi. È più intenso ovviamente rispetto a prima. Vado direttamente con questo da questo lato qua. Raga, ma che base! Cioè soltanto con prodotti low cost. Direi che è arrivato ovviamente il momento di settare tutta questa base in crema. Vi segnalo queste altre due ciprie. Questa qui in polvere libera è la Halo Glow Setting Powder di Elf. Ha un tono leggermente giallastro, come potete vedere non è completamente trasparente. E ovviamente la mia preferita compatta in assoluto, che è la Can't Stop Won't Stop di NYX. Vado ad utilizzare un semplicissimo puff e parto ovviamente da quella in... Ho fatto il macello, raga, perché ne ho fatto uscire tantissimo. Ne ho messo un pochettino sul tappo. Con il puff vado a prelevarne un pochettino e vado a scaricare gli eccessi sul dorso della mano. Questa cosa, raga, fatela sempre. E ora vado a tamponare per bene tutto quanto il contorno occhi. La vado a portare verso l'alto in questo modo per liftare questo sguardo. E ora vado a settare tutto il resto del viso utilizzando ovviamente lei e un bel pennellone. Vado a settare tutto quanto il blush. Sì, dalla cialda è bianca ma in realtà è trasparente, non va minimamente ad alterare tutta quanta la nostra base meravigliosa. Comunque ora passiamo a scaldare un pochettino la situazione. Il prodotto che andrò ovviamente ad utilizzare è lui, il Butter Melt Bronzer di NYX, che vado ad applicare ovviamente con il suo pennellino in questa zona qua più alta dello zigomo per andare a scaldare per bene tutta quanta questa situazione. Lui, raga, ovviamente è un bronzer low cost, oltre al fatto che ha una profumazione veramente incredibile, si sfuma che è una meraviglia. Cioè in tempo record voi avete scaldato tutta quanta la vostra base senza fare un velo di macchia. Andrò ad utilizzare anche il blush in polvere, sempre della linea Butter Melt Blush di NYX. Abbiamo tre scelte di blush, ma penso che andrò su questa qui, che è la numero 07, perché secondo me con il vibe che abbiamo dato prima con i blush in crema, questa qui è la colorazione perfetta. Io mi sono follemente innamorata di questa linea, cioè vi faccio vedere. Ok, l'ho appena appoggiata.
E ora lo vado a posizionare qua. Cioè, raga, cosa devo dirvi? È magia nera fatta sotto forma di blush. Con loro l'effetto soft è un po' difficilotto da ottenere perché sono estremamente pigmentati. Cioè, io preferisco dei prodotti così, prodotti belli pigmentati, che in tempo record avete fatto tutto quanto. Vi chiedo scusa, ma non ho setting spray low cost. Quello che costa di meno in assoluto costa 19 euro, ed è lui di Morphe, che ho tra l'altro acquistato ieri. Ne ho sentito parlare talmente tanto bene che appena me lo sono ritrovato davanti, ovviamente è venuto a casa con me. Quindi adesso noi andiamo subito a provare insieme, gli diamo una bella shakerata. Raga, è favoloso. Ha l'erogatore come quello di una lacca e non si sente, cioè sembra di non avere assolutamente nulla in viso. Vi farò poi una recensione più dettagliata di questo prodotto, ovviamente dopo ore, perché devo capire se regge tutto il giorno. Ma cioè, già dalla prima spruzzata ho capito che sì. Passiamo ora ovviamente agli occhi, alle sopracciglia e alle labbra. Parto ovviamente dalle sopracciglia e le vado a fissare utilizzando la The Brow Glue di NYX. Vado a fare prima contropelo in questo modo e poi vado verso il senso del pelo a pettinarle e a metterle nella posizione che io decido. Io faccio un pochettino effetto laminazione, ma raga, nemmeno una roba troppo esagerata, perché comunque voglio questo effetto naturale. E lei penso che sia la colla per sopracciglia migliore che io abbia mai provato in vita mia. Non si spostano di un millimetro, non secca subito, quindi è facile anche lavorare le sopracciglia senza fare tutto quanto di fretta e furia, mamma mia. Intanto che aspetto che la colla si asciughi un attimino, vado a piegare le ciglia e applico il mascara. Penso che andrò con il subliminal di Astra, è quello che mi piace di più in assoluto. Lo vado ad applicare per bene su tutte le ciglia. Poi il fatto che sia waterproof lo rende ancora più magico, soprattutto in queste giornate che piove in una maniera incredibile. E ne vado a mettere giusto anche un velino nelle ciglia inferiori. Ultimiamo le sopracciglia utilizzando lei. Questa qui, raga, è la Lift and Snatch di NYX. Vado giusto a disegnare qualche peletto dove mi mancano, in questo modo, giusto qualche peletto per infoltire di più la parte finale delle mie sopracciglia. Allungo leggermente la codina finale per averle più tirate. Intanto qua, raga, sta iniziando a diluviare come non so che roba. E vado a definire meglio questo angolino qua, realizzando giusto qualche peletto in quella zona per fare proprio tac l'angolino. E questo è l'effetto, raga. Io amo queste sopracciglia, ve lo giuro. Con i prodotti di NYX poi escono da Dio. Abbiamo quasi ultimato tutto quanto il nostro make-up. Ci manca soltanto una bella combo labbra low cost che ne valga la pena. Ne ho selezionate alcune, ma con questo make-up direi di rimanere su un qualcosa di più freddo. E raga, mi sa che la vincitrice di oggi è assolutamente la cappuccino di Rimmel. Matita famosissima e ogni tanto anche intro. Vado ovviamente a fare il contorno delle mie labbra. Sbordo leggermente sull'arco di Cupido per fare un pochettino l'effetto filler. Questa matita è il marrone freddo per eccellenza. Veramente è pazzesca, soprattutto per questo periodo autunnale. E ovviamente anche sul labbro inferiore. E raga, questo è l'effetto della matita. A me fa impazzire questa colorazione, ve lo ridico. Cappuccino di Rimmel è favolosa. E ora ultimiamo il tutto con un bel prodottino. Ho cercato la shade che mi piacesse di più, vi faccio vedere giusto spoilerino. Questo qui è lo Shine Bomb di Catrice Lip Locker, non lo so. La colorazione è la 010 French Silk. E ovviamente andiamolo subito ad applicare. Questo prodotto non lo utilizzavo da un sacco, raga. Bello, raga, con questa matita freddissima, super marroncina. Ed ecco qua la nostra combo labbra. Non l'avevo mai provata questa combo. Bello, bello. Questi prodotti qua di Catrice, raga, sono stra low cost. Raga, ecco completato il nostro make up. Questa full face meravigliosa utilizzando solo prodotti low cost. È possibile fare una full face come quella delle modelle utilizzando soltanto prodotti veramente a basso costo, accessibili a chiunque. Questo qui, raga, è l'effetto della base. Raga, scusate, ma questa base, oh, meraviglia, meraviglia, meraviglia pura. Mi fa impazzire questo
questo make-up di oggi. Ed è solo con prodotti low cost, non serve spendere chissà quanti soldi in make-up quando puoi avere questo effetto utilizzando soltanto prodotti veramente economici. Amiche, siamo ovviamente giunte alla fine di questo video. Io spero che questo make-up vi piaccia tanto quanto piace a me. Favoloso, 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 favoloso. Non ho assolutamente nulla da dire di negativo. Sono prodotti che secondo me valgono assolutamente la pena nonostante siano low cost. Dategli un'occhiata, soprattutto ai blush, soprattutto al correttore, al blush. Ogni cosa la salverei mille mila volte. Mi fa veramente impazzire, raga. Grazie mille per aver guardato ovviamente tutto questo video. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate con queste emoji qua. E noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video.